Vorrei dire due parole sulla scelta di questi quattro film. Innanzitutto, come vedete, sono film di giovani autori, e questo ci rende particolarmente orgogliosi di aver avuto il coraggio di presentarli e di aver avuto anche l'intuizione, diciamo, di sceglierli non tra autori già affermati. Poi noi ne abbiamo discusso a lungo, si tratta di quattro film che in qualche modo mettono alla prova la pazienza e la capacità dello spettatore. Lo fanno stressando i tempi, enfatizzando i particolari, giocando sulle inquadrature, e questa fatica ci permette in qualche modo di entrare in alcuni mondi che sono un po' alla fine del mondo, tutti dei mondi molto estranei. Sono dei film che quando non li abbiamo visti non sapevamo che erano stati girati da degli autori così giovani, per cui è stata una sorpresa scoprire che invece c'era una qualità stilistica, una scelta di questo tipo, da autori così giovani. Si tratta quindi di film che abbiamo messo insieme perché secondo noi hanno una loro tratto comune, senza volerli banalizzare, senza voler forzare queste interpretazioni. Io vorrei però, prima di prendere tempo, prima di fare delle considerazioni, dare loro la possibilità di spiegarci brevemente qual è stato il progetto e perché questo progetto. Vorrei che iniziasse, proveremo a fare una traduzione dal tedesco, Sebastian ci spiegherà un pochino il progetto. Und zwar die Befürworter der Todesstrafe sagen immer wieder,
dass jemand etwas Schlechtes getan hat, etwas Schlimmes, und wenn wir diese Person hinrichten, dann ist das Problem gelöst. Also wir säubern die Gesellschaft von den schlimmen Menschen. Das ist die Symbolik hinter dem Trauer. E voglio rimanere anche sul simbolo che questa pulizia rappresenta, cioè prima c'è il male, c'è lo sporco, c'è qualcosa che appunto crea malessere e poi attraverso questa pulizia scompare, quindi attraverso questa pena finale scompare e si rende il mondo più pulito in qualche modo, attraverso questa procedura anche quasi burocratica, no? della pulizia del luogo che ha in questa situazione. Und der Film arbeitet mit zwei unterschiedlichen Ebenen, das ist einmal die visuelle Ebene und die Audio-Ebene. Und die Audio-Ebene ist komplett dokumentarisch, das ist ein original aufgenommenes Audio-Tape einer Hinrichtung und ein Gespräch zwischen Gefängnisbehörden, wo der eine dem anderen beschreibt, was alles passiert, wo das komplette Todesurteil rein und so weiter. Und die visuelle Ebene ist der Putzmann in der Kammer, die wir nachgebaut haben. Also ich stand damals in Texas selber so einer Kammer und wir haben versucht, die nachzubauen, weil dort sowas zu sehen nicht möglich ist. Il film consta di due piani differenti, uno visuale e l'altro sonoro audio. L'audio è completamente originale, vale a dire che è la registrazione di una conversazione tra il personale del penitenziario, in cui uno descrive l'altro quello che sta accadendo. Adesso entra il condannato, eccetera, come avete visto. L'altra invece, la parte visuale, questo fa il film anche un film sperimentale, invece è stata ricostruita. Lui è stato in una di queste stanze in Texas, ha tentato di ricostruirla fedelmente in uno studio, anche perché è proibito riprendere queste, o è molto difficile comunque riprendere queste sale. Ja, das war jetzt so alles, was mir jetzt erstmal einfällt. Ich würde sagen, wenn ich jetzt Fragen gibt, dann können die Leute jetzt Fragen stellen. Dice che potrebbe aprire il dibattito e se c'è qualcuno che ha delle domande le può fare, prima però vorrei anche porre una domanda a Catalina. Vorrei anche a lui chiedere appunto di raccontarci questa storia che a noi, almeno a me, è sembrata una storia che con una certa delicatezza anche qui, estendendo molto i tempi e enfatizzando in particolare appunto un incontro anche che pare giocare un po' sui pregiudizi con questa finale molto diversa da quello che ci si aspetterebbe almeno dalla premessa che il film propone. Came out of these characters.
somehow they told us how it should end. Actually, the end was coming out of this character, the main one. Comunque, anche in seguito a detto, la storia si è formata nella sala di montaggio. In realtà, sono stati proprio questi personaggi, soprattutto uno, il personaggio principale, che con il loro essere sono stati loro a plasmare la storia, che poi è venuta nella sala di montaggio. Quindi, sono stati loro alla fine che ce l'hanno detta la storia.